Eccoci qua, buongiorno Toliner ben ritrovati con la rassegna stramba del martedì fra pochino come sempre, tutti i martedì ci raggiungerà Matteo Bernabé, però nel frattempo comincio a dare un'occhiatina veloce alle prime pagine dei giornali di oggi, dove appunto la notizia principale riguarda eh, la, la questione del voto per la missione Aspides. Eh, a, a cui non è il titolo principale del giornale ma insomma riquadrino più in alto Italia sotto attacco la sinistra diserta L'aula la, la, vota il sostegno alla missione il PD c'è 5S e compagni no ah, la, 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 la. andiamo un po all'interno missione militare mezza sinistra diserta si sì, del PD 5S astenuti AVS non vota non vogliono che la marina si difenda sul mar rosso eh, eh, si apisce, si difenda sul Mar Rosso ah l'articolo Laura Cesara Cesaretti uno dei nostri, oh, guardiamolo perché di solito regala sempre grandissime soddisfazioni, il primo via libera alla missione Aspide si è arrivato ieri dalla commissione esteri e difesa della Camera e il campo largo come sempre accade sulle più cruciali questioni internazionali si è spaccato PD e centristi di azione e V hanno votato con la maggioranza a favore delle iniziative europee a tutela del traffico marittimo nel Mar Rosso contro gli attacchi terroristici degli UTI sponsorizzati dall'Iran. I 5 Stelle di Conte, i Rossoverdi di AUS no. I primi astenuti, i secondi assenti, entrambi contro la missione europea a tutela di navi civili bombardate e affondate con gravissime conseguenze non solo economiche ma anche ambientali. Quali sarebbero queste navi civili che non hanno niente a che vedere con Israele colpite e affondate poi un giorno il giornale ce lo dirà ma noi siamo fiduciosi libero banche dati violate torna a spunto sul dossieraggio di ieri che, di cui non sappiamo una sega mi limito a leggervi ieri insomma eh, uh, Matteo Lupetti ci ha spiegato un pochino le coordinate principali però uh, mi limito a leggervi i titoli banche dati violate sabotaggio al governo caccia al mandante la Procura di Perugia indaga per trovare chi ha ordinato i controlli legali sugli esponenti del centrodestra. La difesa di De Benedetti libera cronaca. Ricordavamo appunto, ieri c'era tutta la querel sul fatto che eh, le prime eh, richieste di informazioni sembra fossero arrivate appunto da eh, giornalisti di, eh, del domani. Ehm, nuova bufera negli ambienti da cui sono usciti i dossier. Scandalo sessuale all'antimafia, i video inguaiano il colonnello. Ora che c'è davvero la macchina del fango, tutti zitti, diceva il Pietro. E poi fondi segreti dell'Italia per aiutare Zelensky, mentre Bruxelles rischia un altro un autogol sul gas, si scopre che all'Ucraina diamo il triplo dei soldi dichiarati. Continua la polemica sui generali tedeschi intercettati dai russi, quella a video chat è usata persino dalla Nato, eh, bisogna vedere per fa cosa, però usata dalla Nato non vuol dire una sega, eh, nel senso usata dalla Nato per cosa? Eh, lì si sono dette alcune cose sensibili, ma la cosa che vi volevo sottolineare è appunto che anche la verità si è eh, ovviamente, diciamo, eh, si aggiunge al coro eh, dei giornali filogovernativi sdegnati per... Uh, i 5 Stelle che non hanno, diciamo, sostenuto la missione patriottica della nostra Marina eh, nel Mar Rosso. E questi sono quelli gli antisistema no, dei 5 stelle, de, de, della verità. Voto su Aspides! Lasse PD 5 Stelle va alla deriva sulla missione nel Mar Rosso. Il campo largo si sfalda davanti al testo che oggi arriva in aula. I grillini in commissione scelgono l'astensione. A US non partecipa, i Dem dicono di sì, quindi l'asse non capisce. Ah, l'asse alla deriva, ok? Attaccata intanto un'altra nave a largo dello Yemen, e affiliata a Gerusalemme. Oh, 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 hanno attaccato una nave, è affiliata a Gerusalemme, non ci casta un cazzo con l'Italia, non ci casta un cazzo con i nostri. Chi l'avrebbe mai detto, eh, questi scoffoli qua? Qui però mio, mi veniva in mente una roba che c'è cioè, sostanzialmente... Quelli della verità sono, cioè, nel senso, sono un pochino più hanno posizioni un pochino più ragionevoli sulla Russia, semplicemente perché come i colleghi liberali non capiscono un cazzo. Quindi, nel senso, pensano che la Russia stia commettendo un genocidio e quindi la supportano. No? Quindi, diciamo, hanno la stessa, si è detto per mille volte, no? hanno la stessa analisi dei liberali, però essendo fascisti. Sono, uh, cioè, ostentano il fatto che quindi, quando c'è uno forte che con la forza, secondo la loro interpretazione, no, eh, ottiene qualcosa, eccetera, loro si gasano in quanto tale. Quindi per loro Israele si comporta con la Palestina come la Russia si comporta con l'Ucraina e quindi sostengono sia Israele che la Russia. Quindi diciamo, a livello analitico è più o meno la stessa solo c'è diciamo, questa cosa che a un certo punto fa anche simpatia perché dice almeno so che sei nazi. E, ti, e, e lo so di cosa ragioni, cioè, nel senso, se vedi uno che mena le mani, a te ti piace, ecco. <ride> a prescindere, cioè il sostegno non è perché la Russia si difende, perché la Russia ha il diritto alla difesa, perché l'imperialismo della NATO, perché bla, bla bla, è proprio perché gli piace quello che mena le mani, no? a prescindere dal contenuto. Quindi, se poi il contenuto del motivo per cui è, è legittimato in qualche modo a menare le mani, è, è, un, è un in più, insomma, anzi, forse. Gli piace già un po' meno, quindi dal putinismo passeremo sicuramente al netanyahuismo. Eh, il Corriere della Sera, indagini pilotate con i dossier, politici spiati, l'antimafia convoca i procuratori, scoppia il caso De Rao, che ricordiamo è eh, un eh, ricordo se è parlamentare o senatore 5 Stelle, comunque si allarga l'inchiesta dei dossier abusivi su politici e dirigenti spiati, proprietari... È emerso il caso delle carte confezionate contro il presidente della FigiCi Gravina e l'antemafia ha, ha convocato i procuratori Cantone e Melillo. Tutto questo mentre mezzo Parlamento e mezzo Governo nei prossimi giorni saranno in Abruzzo dove si vota per le regionali, con il centro-destra che vuole scacciare i fantasmi della sconfitta in Sardegna e il centro-sinistra che vuole dimostrare che l'elezione sarda di Todd non è stata un caso. Uh, bla 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 bla, Francia, aborto, via libera Trump. Ah, questa è l'altra roba, insomma. via libera a Trump. La Corte Suprema può essere eletto, su questo c'è il manifesto, no? c'è il titolo principale. Super Trump, la Corte Suprema ha deciso all'unanimità. L'ex presidente non può essere squalificato a tavolino dalle elezioni tramite il quattordicesimo emendamento della Costituzione USA che vieta agli insorti contro il governo di ricoprire uffici pubblici. Ma i giudici non entrano nel merito del suo tentato golpe del 2020. Oggi il Super Tuesday, primarie in 15 Stati. Ah, non lo sapevo che oggi c'erano primarie in 15 Stati. Quante cose si imparano leggendo le prime pagine dei giornali, ragazzi. Allora, e invece, qua sulla parte invece, che volevo vedere un attimo la posizione del Corriere. Allora, intanto, qua c'è il discorso, eh, gli strascichi della vicenda. Della leak dell'intercettazione della, del, della um, conversazione tra Gerards, Grefe e due tenenti colonnelli, eh, dove dicevano allegramente: E come facciamo a bombardare il ponte di Kerk senza che ci diano colpa a noi? E qui, appunto, è che poi ne, nei nostri media è diventata la guerra di disinformazione di Putin, eh, perché sono uscite queste. Eh, queste intercettazione è appunto la guerra, è come la disinformazione come quella di, di Giuliano Assangio. Non è che Pulizia vuole a Giuliano Assangio, ovviamente. Um, stanotte, Marucci, stanotte la RAI farà la diretta delle primarie USA Ah, capito. Vabbè, non penso ci saranno molte sorprese. Insomma, no. il, problema, appunto, è, il problema era principalmente se lo facevano partecipare al voto o no, e poi insomma di qui a novembre il problema della campagna elettorale con appunto sta cosa qua che non abbiamo poi approfondito mai, ma insomma c'è un grosso spostamento. Um, cioè, Trump sta facendo fatica a avere sostenitori con i soldi, e mentre Biden, un po' di, di ex sostenitori di Trump, stanno sostenendo Biden, insomma, dei finanziatori. Eh, insomma, comunque Paolo Valentino che continua su questa eh, guerra ibrida, le trame di Putin su Berlino, ci sono tutti i fantasmi del secolo breve dietro la crisi diplomatica tra Germania e Russia, innescata sul fondo della guerra in Ucraina. Mosca accusa addirittura Berlino di stare preparando un attacco contro il suo territorio. Sto guardando perché di solito a quest'ora... già chiamato, vabbè. Ehm, il governo tedesco risponde bollandola come propaganda ignobile e assurda. A partecipare, lo, a precipitare lo scontro è stata una conversazione telefonica di 38 minuti tra alcuni alti ufficiali dell'aeronautica tedesca che discutevano di un'eventuale fornitura di missili Taurus a Kiev e di come i militari ucraini potrebbero essere addestrati per lanciarli senza assistenza esterna la telefonata condotta sull'applicazione Webex invece che su canali sicuri è stata intercettata dai servizi russi e nel fine settimana Margarita Simonian, direttrice di RT e colonna portante della propaganda putiniana l'ha resa pubblica su Telegram eh, la rivelazione ha provocato una tempesta politica cioè questa roba qua non sono so riuscita a leggere un articolo ieri che riportasse appunto il nome di della Simonian senza che dovessero sottolineare il fatto che era propaganda putiniana eh, eh, aiuto 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 come, come se appunto fosse una roba un po' diversa invece da Bruno Vespa con la propaganda allora datemi un secondo che ci ha raggiunto Matteo ma eh, ho cambiato la grafica quindi lo devo un attimo aggiungere qui eccolo 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 cerco di fare veloce pa pa, pa. datemi un secondino solo ta, 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 ta. allora devo fare così se no mi tocca mi tocca metterlo tutto in un angolino non sta bene allora ci devo mettere un filtro queste grafiche nuove sono carucci, ma rompano le coiore allora ok 150 e 150 non basta e scusatemi arrivo 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 e quello lo one man band per i tempi televisivi non è proprio tantissimo ma la facciamo andare bene Vabbè, accontentiamoci di questo ok eccolo qua e ci abbiamo matteo che è eccoci lì. perfetto ciao Mi caro, senti ti sento forte e chiaro con la nuova con la nuovissima grafica eh, qui si investe eh, eh, Questi sono investimenti Beh, importanti eh, questi <ride> sono... Allora, uh, siccome stavo un po' già balbettando, quindi sono contento che tu stia arrivato perché no, no, non sono proprio preparatissimo stamattina. E quindi no, vabbè, finivo un attimo questa cosa del. De vai, la... vai. No, no, certo. volevo vedere un attimo dove andava a parare. Perché appunto. Eh, siamo appunto all'editoriale di Paolo Valentino sul Corriere della Sera relativamente all'intercettazione, alla pubblicazione dell'intercettazione del colloquio tra eh, i due grandi generali i due colonnelli, tenenti colonnelli dell'aeronautica per decidere dove buttare le bombe, i missili Taurus la rivelazione ha provocato una tempesta politica in Germania dice Valentino che Mara Gergole ci sta puntualmente raccontando ci sta raccontando in maniera pessima perché diciamo nessuno cioè non c'è poparma um, di distrazione di massa no? non c'è stata anche ieri leggevo Punto il Corriere della Sera devo dire che nel weekend non ho letto i giornali quindi non so se nel weekend invece è stata fatta una eh, disamina insomma ragionevole un po' analitica del contenuto delle intercettazioni che è interessante non è niente di sconvolgente per noi che lo diciamo da due anni per loro dovrebbe essere sconvolgente perché loro quello che dicono loro lì dentro l'hanno sempre negato e lo continuano ora siccome non lo possano più negare lo ignorano e questa la, la, la tecnica è sempre la solita. No? Nel senso, poi che noi... arriveranno a dire che l'hanno sempre detto. Esatto, però, esatto, esatto, allora. esatto, 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 assolutamente. Eh, nel mirino delle critiche è il cancelliere Scholz che ha ribadito il suo rifiuto di fornire i Taurus, preoccupato soprattutto che gli ucraini potrebbero usarli per colpire Mosca grazie alla gittata di 500 km. Questo secondo Scholz rischierebbe di essere considerato dai russi un coinvolgimento diretto della Germania nella guerra. E, e appunto proprio su questo tema qua, no? cioè, nel senso: non è che potrebbe essere considerato da Putin. Cioè, abbiamo la prova provata che la Germania è in guerra contro l'Ucraina, nel senso: e decidano, oh, ma bisognerebbe bombardare quel posto lì in Russia, cioè nel senso. Cioè, ripeto, noi l'abbiamo sempre detto: l'abbiamo detto che gli attacchi alla Marina Russa, alla Flotta Russa erano fatti. Cioè, gli ucraini ci incastravano niente nel senso erano un intermediario però eh, nel senso non è che eh, è ufficiale così è quello che hanno sempre sostanzialmente negato no? eh, noi aiutiamo la resistenza ucraina no, noi bombardiamo la Russia progettiamo bombardamento la Russia poi cerchiamo degli escamotaggi in modo che diciamo ci sia comunque una certa quota di plausible deniability no? per cui te non mi puoi dire c'è la pistola fumante e quindi diciamo è un anche se a distanza, anche se non diretta, una forma diciamo, di diplomazia, no? Con le armi, nel senso dici. Te puoi arrivare fino a lì, sì arrivo fino a lì, però di più e, e nel, di più no, perché se no vuol dire, diamo il messaggio che allora lui potrebbe fare, come reazione questo. La, è divertente, è interessante, noi infatti ci abbiamo fatto 25 minuti di video stamattina, per uh, sentire parlare tra di loro. Perché ti rendi proprio conto no? uh, cioè, di, di, di come funziona la realtà, che non è che è uh, appunto per noi così scioccante, però fa ridere. Che appunto eh, per loro passi in secondo piano, eh, che, che vuol dire due cose: o sono completamente celebrolesi, nel senso che proprio non capiscono, cioè le, a, analfabeti funzionali, quindi leggono un testo e non capiscono cosa significa quel testo lì, o se no, palesemente so, è propaganda e basta, no? quindi è, è, anche lì, e si sa. Ma una cosa è saperlo, una cosa è averla prova provata, è il caso la pistola fumante, eh, Il Cremlino ha subito sfruttato la registrazione, dove pure non viene mai evocata l'ipotesi di un'azione tedesca con ictaurus contro obiettivi russi per gridare al lupo. Eh, se i politici della Germania si preoccupano della sicurezza, cioè la, la, il contenuto dell'intercettazione è come si fa a fare noi, allora il problema è questo, per, fare fa... per dare semplicemente le armi agli ucraini, eh, dicendo uh, 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 vi servono queste armi, tenetele, fateci cosa vi pare, eccetera, ci voglia, e, e quindi che siano in grado di farci qualcosa, ci vuole tipo più di un anno, no? Perché c'è un, un addestramento che bisogna capire che l'addestramento è... A avere tutte le informazioni, avere tutti i sistemi che processano quelle informazioni lì, nodi di rilevamento, eccetera, eh, che li danno come istruzioni e eh, poi alla, a chi ha il missile. Il montaggio del missile. Su ogni struttura diversa, che possano essere i MiG-23, che possano essere gli F-16, se mai arriveranno, che possano essere altri lanciatori da terra, eccetera, no? E nel, nel caso dei Taurus non sono lanciatori da terra, ma eh, sono appunto aerei. E per insegnarti a fare questo, usare tutto questo, eccetera, in condizioni di. Eh, conflitto, cioè non a casa in laboratorio questo lo dicono chiaramente, è molto interessante perché dicono chiaramente, eh, eh, cioè nel senso se si, se si accelerano i tempi eh, eh, visto le difficoltà che ci sono concretamente in una situazione di conflitto i tempi stretti, le variabili, gli imprevisti bla bla bla, eh, c'è un bel rischio che questi il Taurus invece che sul ponte di Kerk lo tirino su un asilo, no? Magari per, per essere più o meno no, certi, perché non sei mai certo, gli errori esistono, però diciamo, per, per non far che tirino al piccione chi c'è, c'è, in qualche modo serve un anno, però noi abbiamo, che servono dieci mesi, no? Però noi abbiamo dieci settimane. Come si fa? E si fa a noi, bisogna trovare, quindi si fa a noi. Eh, le immagini si prendono noi, l'elaborazione si fa a noi, si fa tutto noi, semplicemente loro, insomma, si, si fa pigiare un bottone a loro, ok, ma si fa tutto noi, okay? Come facciamo a fare tutto noi eh, senza che la Russia possa dire oh, ma questi sono i tedeschi che mi hanno bombardato? E quindi lì ci sono i vari stratagemmi Si va con la, la lidera, si va con la macchina, si processano le informazioni alla base in Germania, a Büchel, no? che è la base dove, giustamente come sottolinea Elmer, per dirne una, ci sono le bombe atomiche americane, Cioè quindi diciamo non è un posto qualsiasi, no? eh, cioè, eh, da lì si processano le immagini, poi si prende la macchina, veloce, appena il, il sistema ha processato le immagini dei satelliti, si prende la macchina e si va in Polonia e dalla Polonia si comunica direttamente con l'Ucraina. No, e lì si dice, cioè, praticamente è un controllo da remoto, quindi non devono fare niente, devono vedere che, che, che funzioni, insomma, eh, sono lì sul posto. Eh, e quindi nel senso, non è che eh, qui come la mette, eh, nonostante non viene mai evocata l'ipotesi di un'azione tedesca con i Taurus, contro obiettivi russi, esattamente il contrario, viene proprio esplicitato che a lanciare i missili Saurus saranno i tedeschi, cioè nel senso <ride> che dicono qual è l'obiettivo che hanno individuato, dove devono colpire esattamente e danno le specifiche tecniche e, e tutta l'assistenza che serve, perché qui sembra che le armi di oggi siano tipo piglio il Kalashnikov, vado per strada e sparo alla gente così, ma eh, no, non funziona così. Cioè è un po' più complesso e dietro a tutta questa complessità ci sono i tedeschi, non ci sono gli ucraini. Se i politici della Germania si preoccupano della sicurezza delle loro conversazioni, è stato il sillogismo del ministro degli esteri Sergei Lavrov, vuol dire che non si sorprendono del fatto che armi e personale tedesco siano in preparativo per attaccare la Russia. Oh, ha detto una frase sensata, no? Eh, cioè Lavrov ha detto sta roba qua, cioè, ma voi vi state preoccupando del fatto che loro hanno fatto? Perché la polemica poi è diventata tutta per infamare Scholz che diciamo per quanto gli si vuole il mare è uno di quelli che sta un po' tirando il freno a mano no? nel pieno coinvolgimento cioè a parole ha detto noi siamo con l'Ucraina bla 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 hanno mandato tanti aiuti però cioè, no, noi no, no, proprio attaccandosi alla Costituzione in qualche modo ha detto noi coinvolgimento diretto non ce n'è armi ne pare anzi così ci aiutate a ritirare su un po' di industria visto che su tutto il resto sta crollando però noi coinvolgimento diretto no nessun modo. E non esiste usare i Taurus senza il coinvolgimento diretto. Cioè questo, no? Una roba proprio chiara, no? E, le dice: se, eh, e, e quindi le, la stampa invece ha utilizzato questa cosa qua solo per bombardare Scholz no? Eh, perché appunto questi della NATO hanno usato cos'è Webex. Che cazzo è? Insomma, una, una roba di video chat di Cisco che sostanzialmente non c'è un cazzo di, 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 di layer di di sicurezza non è crittografata e tutto no? eh, e questo è diventato il problema e Lauro l'ha detto se il problema per voi è quello vuol dire che per voi è normale per tutta la società è scontato è normale no? che eh, le persone eh, in Germania preparino gli attacchi contro la Russia e, 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 e parlino delle specifiche tecniche e delle modalità di come attaccare la Russia perché qui si parla di attaccare la Crimea no di attaccare sul fronte si parla di attaccare la Russia, ok? Bombardare la Russia con dei missili eh, da crociera eh, a lunga gittata, no? E quindi, però nel paragrafo prima Valentino dice, nessuno parlava di attaccare la Russia, quindi siamo proprio... Alla, alla sclerosi come sempre sopra le righe aiutato dall'alcol l'ex presidente Dmitry Medvedev è pronto a evocare l'apocalisse aiutato dall'alcol ovviamente io, spero, buon per lui insomma io gli faccio compagnia è evidente che il nostro eterno avversario i tedeschi si trasformano di nuovo in un maledetto nemico Berlino reagisce a tono parlando di proprio che dobbiamo farci imbrogliare da putin è un attacco ibrido di disinformazione al quale dobbiamo reagire con prudenza ma con immutata determinazione, dice il ministro della difesa Boris Pistorius. Ma l'episodio della telefonata intercettata è solo la punta dell'iceberg. Ormai è chiaro, mi dice la deputata Agnieszka Brugger, vice capogruppo verde al Bundestag, che la Germania sia il paese dove più che altrove il cremino cerca di dividere e impaurire la società attraverso fake news, destabilizzazione e spionaggio. Ah, oh, spionaggio va bene, fake news... Qui non si capisce, anche lì, campagna di disinformazione della Russia. Ma opporre, occorre tornare indietro per capire perché sia proprio Berlino l'obiettivo prioritario della guerra ibrida di Putin contro l'Occidente collettivo. La Germania è da sempre il punto debole nei rapporti occidentali con Mosca, sin dalla creazione della NATO, il cui scopo nella vulgata ufficiosa era di tenere gli americani dentro, i russi fuori e i tedeschi sotto controllo. La Repubblica federale ha sempre tenuto aperti i canali politici ed economici con il Cremlino, il peso dei crimini nazisti, nell'operazione Barbarossa, vabbè, ma ha rotto i coglioni, basta. Eh, insomma, volevo perculare un po', ma dopo un po' mi rompo i coglioni anche a perculare. Come dicevo ieri, il problema non è più nemmeno tanto propaganda, perché come ho sempre detto, noi... Si legge fondamentalmente, anche tutte le robe che vi diciamo le pippone, eccetera, sono fondamentalmente da testate occidentali, no? Eh, sono dai Financial Times, da Bloomberg, da... letti con un'ottica, insomma, critica nel senso rispetto all'impostazione, però nel senso ci trovi l'informazione. Il problema è ora che non ci trovi più nemmeno l'informazione, perché cosa c'è scritto dentro a quel cazzo, cioè in cosa si sono detti? I giornali nostri non l'hanno detto. Molto banalmente, non è che l'hanno distorto, non l'hanno detto, non hanno detto un cazzo di cosa si sono detti, come l'altro giorno appunto si era fatto l'esempio anche del discorso di Putin, cioè Putin ha parlato per due ore di economia, welfare state, tutta la roba di economia, insomma di economia interna, due ore è stato quello, ha parlato dieci minuti, un passano ha detto, oh però eh, voi mi rompete coglioni, gli no? della Nato, gli uomini della Nato, ma voi lo sapete che ci sta. Comunque l'arsenale nucleare è schierato. Cioè, se parla la malaparata, ragazzi, eh, cioè, che la china è quella. Così. È eh. passata solo la minaccia di Putin. Che è una, è una, battuta, cioè, una battuta, ha detto una frase scontata, no? E quella è diventato il discorso di Putin di due ore. Cioè, quindi proprio, diventa proprio difficile perché non ci sono. Cioè, non è che dici, c'è l'informazione, un'altra interpretazione, quindi prendo l'informazione, contesto l'analisi, il contesto che dà, no? Uh, no, è proprio che non c'è, eh, questo è un problema. Vai, Mattes. Allora, io stamani ho visto un articolo interessante sulla verità uh, che a proposito di Ucraina, eccetera, eccetera, armi, eh, è a metà pagina della prima pagina, a centropagina praticamente. Eccolo lì, Fondi segreti dell'Italia per aiutare Zelensky. Mentre Bruxelles rischia un altro autogol sul gas si scopre che all'Ucraina diamo il triplo dei soldi dichiarati, continua la polemica sui generali tedeschi intercettati dai russi, quella videocat è usata persino dalla Nato, vabbè questo poi riprende il discorso un po' che stavi facendo anche tu. Eh, All'interno andiamo a vedere a pagina 7, eh, pagina 7, pagina 7 che riporta tra l'altro anche un grafico piuttosto interessante perché... Ci fa vedere no, i contributi, quindi vi, li chiama i contributi alla resistenza ucraina. Eh, vabbè, il, il grafico insomma, ci dice sostanzialmente che è l'Unione Europea quella che ha eh, dato più soldi, eh, soldi in quanto appunto risorse finanziarie, al, all'Ucraina, mentre molto meno in fatto di armi, eh, in armi chiaramente svetta. Più di tutti, svettano più di tutti, appunto, Stati Uniti e eh, Germania, addirittura la Germania anche più della Gran Bretagna, quindi insomma, che è tutto dire anche rispetto insomma, a quello che, diceva, eh, che dicevi tu, Giuliano, insomma, del coinvolgimento insomma, attivo proprio della Germania in questo senso qua. Ehm, eh, e, però andiamo a leggere all'interno dell'articolo che cosa si dice. Dice sul gas altro eh, euro pasticcio e l'Italia dà a Kiev il triplo il triplo degli aiuti che ha dichiarato. In amore e in guerra tutto è permesso, scrive Alessandro Rico, anche mentire o almeno dissimulare. L'Italia sembra averlo fatto con gli aiuti all'Ucraina. Ieri, Claudio Cerasa ha riferito che il foglio ha recuperato una tabella importante, la quale comproverebbe che il nostro paese per il sostegno a Kiev ha speso il triplo della cifra dichiarata pubblicamente, 2,2 miliardi di euro, somma che coincide con gli equipaggiamenti eh, donati eh, contro gli, i 0,2 miliardi. 7 miliardi euro eh, ufficiali. Si tratterebbe di dati sec secretati, ha spiegato il direttore del quotidiano, che però circolano al Ministero della Difesa e cambiano il quadro dipinto dall'ultimo rapporto del Kiel Institute, che la Welt aveva sfruttato per accusare Roma, eh, per accusare Roma di non aver fatto quasi nulla. certo l'impegno sarebbe lo stesso, eh, inferiore a quello profuso da altri partner occidentali. La Germania, eh, tra supporto finanziario, umanitario e militare, ha stanziato oltre 22 miliardi e la la Gran Bretagna 15,7, la più piccola Polonia ben 4,3. Ce la batteremo comunque con la Francia, che ha appena pubblicato una lista dei mezzi bellici spediti fin qui al fronte per un ammontare di 2,6 miliardi di euro, oltre al miliardo e due versato nello strumento europeo per la pace. Per la pace. Le indiscrezioni di stampa ripropongono il sempiterno dilemma eh, etico-politico: come bilanciare la doverosa trasparenza del potere e la necessaria protezione delle informazioni sensibili per la sicurezza di una nazione. In una democrazia, qual è il confine tra il diritto dell'opinione pubblica pubblica essere tenuta al corrente di ciò che accade e la pura ragione di Stato? Se è vero che Zelensky che a Zelensky abbiamo fatto avere aiuti per tre volte il costo reso... Noto significa che il compromesso trovato dalle autorità è stato questo: confermare sì che ci prodigheremo per Kiev, ma fingere che il nostro eh, contributo non superi una certa soglia. Non tanto per timore di, di deteriorare ulteriormente i rapporti con Mosca, quanto semmai alla luce delle perplessità espresse dai cittadini verso l'invio di armi nel quadro di una guerra che la stragrande maggioranza di loro ritiene impossibile vincere e, e inutilmente cruento appunto, proseguire. Eh, nel frattempo in Europa pare si. Stia sbloccando una pratica di vitale importanza per gli ucraini, quella del munizionamento. Stando alle stime del portale Euractiv, nei prossimi due mesi dovrebbero essere consegnati ai combattenti 700.000 proiettili sotto leggi di diverse iniziative di raccolta. Quella dei cechi, quali eh, hanno messo insieme a una coalizione di volenterosi per acquistarne anche da produttori extra UE, quella derivante eh, dai patti bilaterali con il paese invaso, quella presa mh, dai singoli stati membri dell'Unione, e quella ricondotta. L'Act in Support of Ammunition eh, produce, Production di Bruxelles con i 500 milioni accantonati finché le industrie fabb fabbrichino un milione di cartucce per eh, artiglieria all'anno. Poi insomma va avanti. Però eh, insomma, il, eh, quello su cui mi volevo concentrare è un po' come al solito facciamo, faccio quando intervengo qua: è un po' il discorso finanziario, il discorso dei soldi. No? Perché l'ho detto anche nell'ultimo video che ho pubblicato su FEF Academy, insomma sui nostri canali di FEF Academy, che eh, casualmente quando si parla di questioni legate no, alla fornitura di aiuti militari, al, alla produzione di armi, eh, eccetera, eccetera, che poi che cos'è? Spesa pubblica, sono investimenti pubblici, anche quella roba lì alla fine, no? Non, si, non viene mai fuori il dibattito, no? Perché, eh, no, ehm, eh, non, non il, diciamo, il discorso delle cooperazioni No, come li copriamo, come eh, li finanziamo questi interventi non viene mai fuori, cosa che viene sempre fuori dall'altra parte nel momento in cui andiamo a parlare di cose molto più utili della fabbricazione di armi come per esempio la sanità pubblica, la nostra salute che dovrebbe essere no, la cosa più importante di tutte e casualmente poi quando si parla di quella roba lì No, si va sempre no, a tirar fuori il discorso eh, ma le coperture, non ci sono le coperture, abbiamo un debito troppo grosso, qua la su e giù». E questo genere di cose, quando si parla di armi, naturalmente eh, non, 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 non vengono mai eh, messe eh, all'interno del dibattito. Questo ovviamente eh, per sostanzialmente una ragione politica, nel senso che come spesso abbiamo detto da questi microfoni eccetera e spesso abbiamo fatto notare eh, tutto il discorso legato al debito pubblico, alla spesa pubblica, agli investimenti pubblici, eccetera eccetera, a quello che si può fare, quello che non si può fare perché costa troppo, è tutta politica. Um, di qui di economico, eh, tecnico, finanziario, naturale o divino non c'è nulla, qui è tutta politica. Cioè, se si decide che a livello, appunto, chiaramente parliamo di Unione Europea, eh, bisogna mandare 50 miliardi di euro a Kiev per i prossimi. Per i pro prossimi tre anni questi 50 miliardi di euro si mandano non, quindi anche lì, non, non, uh, come ha com votato l'altro giorno appunto il Parlamento, il Parlamento europeo nella revisione de del bilancio pluriennale, e, e si mandano senza troppi giri di parole o dibattiti, eh, perché c'è un accordo, c'è un accordo politico per cui è stato deciso questa cosa qui. È chiaro che nel momento in cui l'Unione Europea, per esempio sulla questione sanitaria, ti invia, invia i governi membri, per, eh, diciamo, diciamo da, dal 2011 in avanti ha inviato una moltitudine di raccomandazioni, tra virgolette raccomandazioni in realtà erano imposizioni, di tagliare di fatto la sanità pubblica, è chiaro che lì l'accordo politico per investire e aumentare fondi all'interno della sanità pubblica non c'è. E quindi è chiaro che poi si va no, all'interno di quel dibattito, per cui no, eh, chiaramente che i soldi sono pochi, abbiamo pochi soldi, abbiamo un debito troppo grosso e la sanità pubblica eh, purtroppo non possiamo fare tutto quello che, ehm, che sarebbe giusto fare perché noi siamo per la sanità pubblica. Ci dicono: no? però tutto non si può fare. Eh, tutto non si può fare perché a livello politico è stato deciso così. Ti dico solo che... Appunto io citavo il 2011 perché c'è stato un rapporto di un europarlamentare, non so se ne hai mai parlato su Ottolina TV, però su um, um, un, un rapporto commissionato dall'europarlamentare tedesco della Linke, Martin Schirdevan si chiama, um, dove praticamente ha preso ad esame tutte le raccomandazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del patto di stabilità, quindi del patto di instabilità in realtà come lo chiamiamo noi ed è la procedura degli squilibri macroeconomici, quindi tra il 2011 e il 2018, quindi ha preso questo, è un, è un rapporto di qualche anno fa questo, però ci dà la dimensione di quello che è l'Unione Europea effettivamente. E, ed emerge che la Commissione Europea sostanzialmente in questi anni eh, ha inviato una moltitudine di raccomandazioni ai governi dei Paesi membri per ridurre la spesa delle pensioni, aumentare l'età pensionabile, per esempio per ridurre le indennità di disoccupazione, per contenere la crescita salariale, ridurre le misure di garanzia della sicurezza sul lavoro, eh, per ridurre la spesa per favorire l'assistenza di anziani e disabili, e naturalmente poi tagliare anche la spesa della sanità e favorire la privatizzazione e l'esternalizzazione dei servizi sanitari. C'è scritto questa roba. C'è scritto questa roba e ehm, poi in questo rapporto che poi ti invito, magari se non l'hai mai visto, ad, ad approfondire perché è molto interessante, c'è una tabella in cui eh, si vede praticamente ehm, il taglio della spesa, ehm, eh, che, si vede, cioè emerge che eh, il taglio per la spesa sanitaria, per esempio la privatizzazione dei servizi sanitari, eh, ci sono state 63 raccomandazioni, cioè in media 8 raccomandazioni all'anno in cui la Commissione europea chiamava i vari governi dei Paesi membri e gli diceva ragazzi qui bisogna ridurre sta roba, bisogna tagliare sta roba. Quindi tornando al discorso iniziale, no, eh, qui a livello politico è questo che si è deciso e quindi quando ci dicono che per la sanità non ci sono abbastanza soldi, non è che non ci sono soldi. Perché i soldi, volendo, politicamente ci sono. Il problema è po che politicamente non si vogliono mettere in campo quei soldi per la sanità pubblica perché ci sono cose ben più importanti, come continuare e aumentare la produzione di armi. Io eh, il mio pippotto l'ho finito stamani, il mio pippone l'ho finito stamani, Giuliano. No, allora, guarda, solo un'ultima cosa: al volo il discorso appunto. Eh, votazioni, eh, no, dove era più approfondito, eh, il discorso appunto Italia nel Mar Rosso. Aspetta, che non mi ricordo più dove era, che era più, ah era sulla stampa oggi che era un po' più, eh, e quindi missione Mar Rosso verso un CB Partisan Movimento 5 Stelle astenuto per ora, ma soprattutto. Ah no, ma eh, mi confondo con i giornali di ieri che c'era l'intervistona eh, sul Corriere eh, del, eh, del generale che diceva appunto eh, del, dell'abbattimento del drone. Questa è la Repubblica, aspide, sdubbia a sinistra, maggioranza media per avere il voto dei 5 stelle, ma appunto, crei che... Ah, ok. Eh, no, è questa, ok. Allora scusate, mi ero sconfusa. Intervista al capo di stato maggiore della Marina Militare, Credendino, pronti contro tutte le armi degli Uti. La sfida è nei fondali. Il Caio Duilio è una nave concepita proprio per queste missioni, dice Credendino: e può affrontare tutto l'arsenale degli Uti, oltre ai droni, anche i missili da crociera e quelli balistici. Prima il mondo era semplice, facevamo missione a supporto della pace. Dal 2022. <ride> ok, e dal 2022, vabbè, se si riferisce alle missioni antipirateria, comunque, insomma, un pochino ha senso. E tra l'altro alcune, appunto, c'era anche una collaborazione con i cinesi per le missioni antipirateria eh, a largo della Somalia, insomma, no, era roba che aveva senso, insomma, come avrebbe senso, io sono sempre stato abbastanza moderato su questa missione Aspirus, nel senso che se è semplicemente difesa... Eh, dei nostri cargo che non hanno niente a che fare con Israele è, è sacrosanta, cioè nel senso è normalissimo. Non, non, non ci vedo niente di particolarmente grave. Il problema, appunto, come abbiamo sottolineato più volte, è che eh, la, difesa, cioè, la difesa ha vari gradi di attività. Se vuoi fare una difesa molto attiva, e quindi diciamo, siccome ci sono eh, gli UTI, hanno missili balistici. Che te probabilmente non sei in grado di intercettare se aspetti di vederli e poi li spari. Quindi devi fare ricognizione di security e poi devi colpire le postazioni da cui partono. Ok? Quindi sostanzialmente, ovviamente, diciamo, per essere una missione, diciamo, uh cioè, mh, mh, è, diventa immediatamente entra in immediatamente il gioco il tuo livello di compartecipazione invece a eh, Prosperity eh, Defender, come cazzo si chiamava, che è quella angloamericana che invece fa attacca in suolo iemenita, no? E quindi il problema è se te eh, utilizzi la tua intelligence non per, eh, appunto, eh, difendere i cargo che tendenzialmente gli uti non hanno nessun interesse e non hanno mai attaccato, no? Che non hanno niente a che vedere con Israele né per la proprietà della nave né per il fatto che stanno portando o meno robe a, a Israele eh, per ora non ne hanno mai attaccata una no? eh, in questo senso qua, però è anche vero che l'incidente può succedere le navi non sono sicure le assicurazioni chiedono un sacco di soldi e ti dice allora io mi metto lì per dare la garanzia sia perché appunto i costi dell'assicurazione siano ragionevoli, sia perché gli armatori diciamo non si cacchino addosso e prendano quella rotta lì e allora quella ha senso ma diventa subito immediatamente un'altra cosa che è collaborazione con invece una missione di guerra degli Stati Uniti e dell'Inghilterra illegale contro lo Yemen perché lo Yemen non ha dichiarato guerra a un cazzo di nessuno nel senso lo Yemen sta uh, eh, impedendo sta cercando di impedire alle navi di raggiungere eh, di portare rifornimenti a uno stato che è in sotto indagine per genocidio, in qualche modo. Dal 2022 invece abbiamo dovuto recuperare rapidamente la capacità di combattere in situazioni ad alto rischio. L'ammiraglio Enrico Credendine è diventato capo di Stato Maggiore alla vigilia di una tempesta perfetta. Nel giro di due anni, eh, alla guerra in Ucraina si è aggiunta quella di Gaza. Ormai la marina viene chiamata a svolgere un lavoro straordinario: abbiamo Toccato il record di 42 navi operative contemporaneamente su 60, adesso sono in media 35, ma la crisi nel Mar Rosso ha fatto comprendere a tutti i cittadini l'importanza delle rotte marittime. La nostra industria di trasformazione ha bisogno di ricevere materie prime ed esportare prodotti, il 40% passa proprio da Suez. A causa degli assalti degli UTI, il traffico nel Mar Rosso si è ridotto del 43% con costi triplicati per la necessità di circumnavigare l'Africa e il rischio che molte compagnie preferiscano usare i porti dell'Atlantico a discapito di quelli della penisola. In passato poi gli attacchi dei pirati somali nelle stesse zone hanno colpito tutte le nazioni, invece ora le navi cinesi non vengono toccate e ne approfittano. I movimenti del loro cargo sono cresciuti. Perché non vengono toccate? Perché i cinesi, la roba israele... Non, intanto perché sono cinesi e non eh, di qualche fondo dove dentro ci sono azionisti insomma un pezzo di proprietà è riconducibile a Israele e poi perché non collaborano con il genocidio non è che passano quelli cinesi perché li sono simpatici perché i cinesi non collaborano col genocidio invece quelli che collaborano col genocidio giustamente <ride> vengono attaccati dagli uti che sono gli unici che mettono in campo qualcosa di concreto contro il genocidio non contro il traffico marittimo ammiraglio tutti gli occhi sono puntati sul mar rosso temete altri attacchi il cacciatorpediniere Caio Duilio ha i sensori e gli armamenti che servono per fronteggiare minacce, ma soprattutto un lungo addestramento. Abbiamo dei droni bersaglio che sono molto simili a quelli degli Uti e prima di partire prepariamo l'equipaggio ad abbatterli usando i cannoni di bordo. Io ho passato i primi 15 anni come ufficiale addetto alla difesa contraerea, conosco molto bene donne e uomini del Caio Duilio, so quanto sono bravi. Il comandante ha sempre avuto la situazione sotto controllo, è stato avvistato uno sciame di droni poi uno si è staccato e ha puntato verso il Caio Duilio. Il comandante ha trasmesso avvisi via radio. Poi ha identificato l'ordigno nell'oscurità con un visore all'infrarosso e ha aperto il fuoco. Lo hanno abbattuto con sei colpi di cannone. Agiamo in maniera difensiva. Dal febbraio 2022, quanto è cresciuto l'impegno della Marina, è aumentato moltissimo. La guerra in Ucraina ha avuto come impatto l'incremento della flotta russa nel Mediterraneo. Nel 2015 avevamo una sola nave, l'anno scorso sono arrivati a schierarne 18 con tre sottomarini. Non è una minaccia diretta, ma alza la tensione e il rischio di incidenti. Nell'estate 2022, una fregata russa Otranto ha manovrato a meno di 1000 metri da una nostra e la fregata Carabiniere si è dovuta interporre tra una portaerei statunitense e un'unità di Mosca che si è messa a lanciare droni proprio mentre decollavano i jet USA, in modo da disturbare che, se, eh, che non si vedeva dai tempi della guerra fredda, quindi noi che si fa i cani da guardia delle porte aeree statunitense. L Ultimo tra quelle militari, voi avete appena concluso una missione umanitaria curando i bambini, bla 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 va bene, niente, non dice un cazzo di interessante, quindi scusate vi ho fatto solo perdere un po' di tempo e quindi andiamo in chiusura, e grazie mille Matteo e con Matteo ci rivediamo martedì prossimo, noi ci vediamo, eh, vi ricordo di nuovo, a parte domattina ovviamente la segna stramba eh, con, Michele, con Giuliano Granato che è già due settimane che non vediamo, quindi insomma domattina eh, approfittiamo per chiedere un po' di cose anche di politica interna e eh, di, di un po' di, di, di situazioni. In vista delle europee, ma soprattutto vi ricordo che domani sera abbiamo questa puntata un po' speciale della, di Otto Sofia, che non sarà per niente filosofica, perché ci saranno i ragazzi protagonisti delle manifestazioni a Pisa di due venerdì fa dove hanno preso una saccagnata di legnate ma soprattutto delle manifestazioni che sono venute dopo e che sono state molto interessanti ne abbiamo già ne abbiamo accennato già ieri insomma eh, subito la, il giorno del venerdì eh, come ricorderete c'è diciamo, stata questa manifestazione straordinaria eh, dove gli, gli studenti hanno imposto la loro egemonia eh, per cui si teneva insieme la questione della repressione eh, eccetera ma con la questione principale che è quella del, 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 del della denuncia del genocidio e della complicità dell'Italia nel genocidio a Gaza e poi ce n'è stata un'altra sabato scorso di nuovo molto partecipata e noi siamo molto interessati a capire, insomma, a aprire un dialogo con questi ragazzotti che mi sembra si sappiano muovere piuttosto bene quindi eh, segnatevelo nell'agenda per domani sera penso, spero, sia istruttivo per tutti noi babbioni che eh, non ci capiamo un cazzo, giusto come giusto che... Cioè, non dobbiamo nemmeno ambire a capirci più di tro troppo, ecco, però un pochino di dialogo, ecco, eh, un pochino aprirci un po' la mente verso eh, il futuro eh, può essere interessante. Grazie mille a tutti, buona giornata, ciao Marco. Grazie Giuliano, ciao ciao, buona giornata a tutti. Ciao 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 ciao.